Buongiorno, ho un quesito da porle. Gli alberi con il passare degli anni crescono molto e allora tra i condomini iniziano dubbi, richieste di verbi. Esiste una regola o una distanza legale da tenere tra confinanti o dei muri di proprietà condominiale? Salvo regolamenti comunali specifici o altre convenzioni, ad esempio lo sono in materia condominiale le delibere assembleari prese all'unanimità o i regolamenti contrattuali, valgono le disposizioni del Codice Civile, secondo cui chi vuole piantare alberi sul confine deve rispettare delle determinate distanze, che sono 3 metri per gli alberi di alto fusto, quali i noci, i castagni, i cipressi, i pini, le querce, i pioppi, gli olmi, i platani e piante simili. 1,5 metri per le piante di non alto fusto, che sono cioè quelle piante che hanno un fusto non superiore ai 3 metri. 0,5 metri per le siepi e gli alberi da frutto, purché la loro altezza non superi i 2,5 metri. Oppure 1 metro o 2 metri se le siepi sono più alte. Queste distanze non devono essere osservate però se sul confine esiste un muro divisorio, purché però l'altezza di queste piante non superi la sommità di questo muro divisorio. Vi ricordo infine che potete continuare ad inviarmi domande attraverso il sito www.radioarancia.com nella sezione dedicata al condominio.